Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In occasione della 66esima giornata nazionale, il Consiglio regionale ha commemorato le vittime degli incidenti sul lavoro in Piemonte, dove si è registrato un calo rispetto al 2014. Dopo la lettura dei nomi delle vittime, l'Aula ha osservato un minuto di silenzio. Alessandra Lanza, direttrice regionale INAIL. 87 purtroppo sono stati infortuni mortali nel 2015, quindi ancora un numero considerevole, un numero a cui prestare attenzione, e infatti sono moltissime le attività di prevenzione che mettiamo in atto per cercare di coinvolgere tutto il mondo del lavoro, tutto il mondo industriale a favore della tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, quindi a tutela del lavoratore. Silvio Olivero, presidente ANMIL Piemonte. Noi andiamo nelle scuole perché abbiamo visto che i bambini recepiscono di più. Primo, seconda cosa, parlano con i genitori. Oggi, per modificare il numero degli iscritti, da farlo scendere a una cifra, ci vuole cultura della sicurezza. E allora per questo che l'unica strada è quella lì che abbiamo visto, sperando che un giorno lo Stato metta come materia antifortunistica nelle scuole. L'Assemblea ha inoltre approvato all'unanimità l'adesione della Regione alla Fondazione Donazione Organi e Trapianti Onlus e lo schema di intesa con la Regione Lombardia sull'Associazione Irrigazione Estesesi, consorzio di irrigazione e bonifica, con sede a Novara, oggi commissariato. Il Consiglio regionale ha nominato i 3 nuovi componenti del CORECOM, il Comitato regionale per le comunicazioni. Si tratta di Alessandro De Cillis, in qualità di presidente, Vittorio Del Monte e, per le minoranze, Gianluca Narciso. Nel corso della seduta sono stati discussi e approvati diversi documenti di indirizzo, di cui 4 per favorire gli investimenti sulla banda larga in Piemonte e 1 sulla liquidazione del consorzio di garanzia Eurofidi. I presidenti del Consiglio e della Giunta regionale hanno consegnato con una cerimonia a Palazzo Lascaris il sigillo della Regione 2016 al SERMIG, Servizio Missionario Giovanile, per l'impegno e la dedizione profusi nell'interesse di persone in difficoltà e dei giovani. Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG. Ogni volta che il SERMIG riceve un'onorificenza, certamente un senso di gratitudine ci prende, però non la sentiamo nostra, la sentiamo di tutta quella gente che ormai da oltre 50 anni crede che il mondo si può cambiare, crede che il mondo abbia bisogno del contributo di ognuno di noi, quindi anche del SERMIG e dei nostri giovani. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il CORECOM, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.